La Terra come pianeta, ellissoide di rotazione, è la figura geometrica che più si avvicina alla forma della Terra. Geoide è una figura solida, assai simile a un ellissoide di rotazione, che rappresenta la Terra senza tener conto dei rilievi e delle depressioni, latitudine e longitudine. Una coppia di coordinate può univocamente individuare ogni punto della superficie terrestre. La latitudine, che definisce la distanza angolare di un punto dall'equatore, e la longitudine, che definisce la distanza angolare di un punto dal primo meridiano, che per convenzione è quello passante per l'osservatorio inglese di Greenwich. I paralleli e i meridiani costituiscono un reticolo di riferimento sul globo e rappresentano le linee che uniscono tutti i punti della superficie terrestre, situati rispettivamente alla stessa latitudine o longitudine. I paralleli sono circonferenze poste orizzontalmente sulla superficie terrestre e quindi di raggio variabile. I meridiani, invece, sono una serie di circonferenze uguali che si intersecano in corrispondenza dei poli. La latitudine e la longitudine formano un sistema di coordinate geometriche utilizzato per definire la posizione di un punto sulla superficie terrestre. La latitudine, che fornisce la posizione di un luogo a nord o a sud dell'equatore, è espressa in una misura angolare che va da 0 gradi in corrispondenza dell'equatore a 90 gradi presso i poli. La longitudine, che indica la posizione a est o a ovest della linea nota come primo meridiano, si misura con una misura angolare che va da 0 gradi al primo meridiano fino a 180 gradi nella linea internazionale di cambiamento della data. A metà strada tra i poli, l'equatore è il cerchio massimo, il cui centro coincide con quello della Terra, e divide il pianeta negli emisferi settentrionale e meridionale. Parallelamente all'equatore, a nord e a sud di questo, si succedono una serie di cerchi immaginari, noti come paralleli di latitudine, che si fanno più piccoli, via via che si avvicinano ai poli. I paralleli situati in corrispondenza di 23 gradi e 27 primi a nord e a sud dell'equatore sono i tropici, una serie di semicerchi che si estendono in direzione nord-sud tra i due poli e che sono chiamati meridiani di longitudine. Incrocia ad angolo retto questi cerchi. Intanto che l'equatore è apparso una scelta oggettiva e incontrastabile per diventare il primo parallelo, e infatti il più lungo, nessun meridiano poteva qualificarsi come tale, avendo tutto insieme le stesse dimensioni. Fino a quando non si scelse convenzionalmente un unico primo, ciascuna nazione sceglieva il proprio meridiano di riferimento, con il risultato che molte carte del mondo del XIX secolo non sono omogenee. Il problema si risolse nel 1885, quando una conferenza internazionale definì quale primo meridiano quello che passa per l'osservatorio di Greenwich, in Inghilterra. Il meridiano è una linea semisferica che corre lungo la superficie della Terra da un polo all'altro. Un meridiano è uguale alla metà del cerchio massimo che passa per i poli e forma un angolo retto con l'equatore. Scocca in mezzogiorno in qualsiasi punto della Terra dove i raggi del Sole passano sulla verticale del meridiano. Il meridiano è anche noto come linea di longitudine. Essa, insieme con la latitudine, è utilizzata per determinare la posizione dei punti sulla superficie terrestre, indicati come l'incrocio delle due coordinate. Parallelo è ciascuno dei due circoli minori della sfera terrestre tracciati parallelamente all'equatore. Fuso orario è ciascuna delle 24 suddivisioni longitudinali del globo terrestre, per ognuna delle quali è stabilita l'ora convenzionale cui corrisponde quella locale del meridiano centrale del fuso. Punti cardinali sono così chiamati perché per gli antichi erano considerati i cardini del mondo. I punti cardinali sono 4: est, ovest, nord, sud. Domande sulla Terra come pianeta. Il peso di un oggetto, P uguale m per g, varia sulla superficie terrestre?
Il peso di un oggetto varia sulla superficie terrestre. I punti di uno stesso meridiano hanno l'identica longitudine, ma latitudine è diversa. Vero o falso? È falso attestare che i punti di uno stesso meridiano hanno l'identica longitudine, ma latitudine è diversa. I punti di uno stesso meridiano hanno la medesima ora. Vero o falso? È falso dire che i punti di uno stesso meridiano hanno la stessa ora.